del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nella solennità dell'Annunciazione del Signore celebriamo l'Eucaristia in questo monastero di Santa Caterina che custodisce il crocifisso della Madre Paola, a cui il popolo Folignate nei secoli si è rivolto per consegnare la preghiera di intercessione per la salute del corpo e dello spirito di quanti abitano questa città. Al Signore chiediamo subito la grazia del perdono di cui ogni giorno abbiamo bisogno, come abbiamo necessità del pane quotidiano. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. E donaci la Tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acas: chiedi un segno al Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto. Ma Acas rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non mi basta stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, cioè Dio con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, mi Signore, si compie la tua parola. Sul rotolo del libro di me è scritto: di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore. Ecco, mi Signore, si compie la tua parola. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, mi Signore, si compie giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ecco, mi Signore, si compie la tua parola. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile eliminare i peccati con il sangue dei tori e dei capri. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per compiere, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose tutte che secondo la legge, soggiungo:
fare la tua volontà. Con ciò stesso, egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco l'uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Nella solennità dell'Annunciazione del Signore, la Chiesa rivive il mistero delle proprie origini. L'Annunciazione del Signore incrocia, come una cometa, lo spazio del deserto quaresimale e ci ricorda che il Fiat della Vergine e l'Eccomi di Gesù formano un unico Amen alla volontà di Dio Padre. Tanto il Fiat della Vergine quanto l'Eccomi di Gesù maturano in un profondo turbamento. Non quello di chi resiste, bensì quello di chi desiste, cioè sta fermo nel suo abbandono alla fedeltà di Dio. Sia il Fiat della Vergine, sia l'Eccomi di Gesù
scaturiscono da un dialogo. Come è possibile? Si chiede Maria. Se è possibile, passi da me questo calice, osa esclamare Gesù nel Getsemane. Tanto il Fiat della Vergine quanto l'Eccomi di Gesù traducono una consegna, quella che Maria fa della propria vita, una sorta di dedicazione, e quella consegna dello Spirito che Gesù compie prima di reclinare il capo. Il Fiat di Maria e l'Eccomi di Gesù formano un unico Amen alla volontà del Padre. Il brano dell'Annunciazione si chiude con questa affermazione: e l'angelo si allontanò da lei. La pagina dell'Annunciazione, letta nelle circostanze attuali, dà voce alle nostre emozioni, il turbamento. Anche noi siamo turbati. Questa pagina traduce le nostre domande. Come è possibile? Questa pagina manifesta anche i sentimenti più profondi del cuore umano, come quelli che i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari esprimono consegnando la loro vita al servizio dei fratelli. Essi commentano con i gesti la parabola del buon samaritano e continuano ai nostri giorni l'opera del Cireneo, che ha alleviato a Gesù non solo il peso della croce, ma anche quello della solitudine. I nostri medici, i nostri infermieri, i nostri operatori sanitari in questi giorni stringono la mano a chi vive la solitudine del transito. Fratelli e sorelle carissimi, il profondo silenzio della quarantena di questa Quaresima è un momento favorevole per tutti. Ci ricorda che siamo polvere amata da Dio, ci diceva Papa Francesco il mercoledì delle cene. Ci ricorda che siamo fratelli che non possono rinunciare ad amarsi. La quarantesima di questa quaresima così austera ci ricorda che siamo figli che si rivolgono a Dio, a cui nulla è impossibile. Figli che chiedono a Dio quanto resta della notte. Figli che chiedono a Dio quante pause di silenzio ci sono ancora tra il Fiat e il Magnificat. Figli che chiedono a Dio quanta distanza c'è tra la presente tribolazione e il profondo ringraziamento che tutti attendiamo di rivolgere al Signore, perché questa stagione così difficile ci offre una primavera di grazia. Credo in un solo Dio, Padre Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo.
che per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo del profeta. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo il solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Maria è l'arca della nuova ed eterna alleanza. In lei si compie per opera dello Spirito il mistero del Figlio di Dio fatto uomo per la salvezza del mondo. In comunione di fede e di speranza con la Vergine annunciata, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera dicendo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché l'umanità accolga docilmente l'annunzio dell'angelo con tutto il suo carico di novità e di grazia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché sul modello di Cristo, servo obbediente, sappiamo aderire con amore alla volontà del Padre e metterla al centro delle nostre scelte di vita. Preghiamo. Ascoltaci, perché il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di giustizia e di pace. Preghiamo. Ascoltaci, perché in Cristo, nuovo Adamo, e in Maria, nuova Eva, sia riconosciuta la vera immagine della persona umana, uscita dalle mani dell'artefice divino, con il soffio creatore dello Spirito. Preghiamo. Ascoltaci, perché la sapienza del Vangelo ispira sempre l'umanità che progetta, soffre, spera, e la orienti nel cammino verso il Signore che viene. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dal tuo sacrificio, a gloria del suo nome.
offriamo celebrando l'incarnazione del tuo unico figlio e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sostenete voi che al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro unico Salvatore. All'annuncio dell'angelo la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione del peccato. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, me indegno tuo servo, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza della croce, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito.
Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per dare la benedizione a voi qui presenti, a quanti sono collegati con noi, vorrei esprimere un grande ringraziamento al direttore di Radio Gente Umbra, Fabio Ruccioli, perché in questi giorni sta facendo una sorta di visita pastorale di parrocchia in parrocchia per permettere a voi, carissimi fratelli, di poter vivere seppure a distanza la nostra comunione con il Signore realmente presente nel sacramento dell'altare. Grazie Fabio, grazie a tutti gli amici del Radio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ti ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E vediamo grazie.